tutti, oggi sono qui per parlarvi di un argomento molto molto serio. Voglio parlarvi della Blue Whale Challenge, cioè la challenge che in questo momento ha spopolato in tutto il mondo. Questa, ragazzi, non è una semplice challenge dove c'è da ridere o altro, assolutamente. Questa è una challenge che ha come scopo portarvi al suicidio. In cosa consiste questa challenge? Semplicemente dei ragazzi vengono adescati in dei gruppi su Facebook dove ci saranno dei curatori che ogni giorno gli daranno delle prove da fare, che ora ve ne leggerò anche qualcuna. Ad esempio, seconda prova: alzatevi alle 4:20 del mattino e guardate video psichedelici e dolorose che il curatore vi invia direttamente. 14esima prova: tagliatevi il labbro. 26esima prova: il curatore vi dirà la data della vostra morte e voi dovrete accettarla. 29esima prova: fate un vocale dove dite che siete una balena. 50esima prova, cioè l'ultima: saltate dall'edificio più alto della vostra città e prendetevi la vostra vita. Ora, posso iniziare col dire che questa challenge è la cosa più inutile che io abbia mai visto. Perché non è possibile che un ragazzino, a partire dagli 8 ai 17 anni, deve perdere la propria vita per una challenge inutile. Qualche giorno fa ho visto Il servizio delle Iene, che, per chi non l'ha ancora visto ed è facilmente impressionabile, sconsiglio veramente la visione. Hanno fatto vedere proprio i video che questi ragazzi devono farsi registrare da qualche loro amico mentre si buttano dal palazzo più alto della loro città, quindi mentre si suicidano. Che poi l'amico deve inviare questo video al curatore, che poi il curatore lo manderà sul gruppo dove ci sono presenti altri ragazzini che stanno giocando questo gioco, scrivendo: guardate, Elena ha finito la challenge, complimenti, si è presa la propria vita. Ma complimenti di cosa? Volevo anche informarvi che, diciamo, il creatore di questa challenge, un ragazzo russo di 22 anni, è stato arrestato e le sue ultime parole, prima appunto di andare in carcere, sono state: ho purificato la società, questi ragazzini erano uno scarto inutile. Definire dei ragazzi degli scarti è la cosa più brutta che io abbia mai sentito. Parto col dirvi che quando ho visto i video di questi ragazzi mentre si buttavano dal 20esimo, dal 30esimo piano e si schiantavano a terra e morivano sul colpo, ero scioccata. E non riuscivo a capire il motivo per cui queste persone hanno iniziato a giocarci. Ora, la vita, ragazzi, è piena di cose belle. Ci sono dei momenti no che tutti abbiamo passato. E questi momenti no, ragazzi, sappiate che si possono affrontare semplicemente facendo un qualcosa che vi diverte, vedendo un video su YouTube che vi fa ridere, guardando una foto che vi ricorda un momento bello della vostra vita. Raga, la vita è il dono più grande che ci è stato dato. E non è possibile che ci sia gente che l'ha voluto letteralmente buttare per un gioco. Io sono completamente con la Blue Whale Challenge, perché io la definisco, la definirò sempre una challenge inutile e insensata, perché veramente non è possibile vedere dei ragazzini di 14-15 anni morire per cosa? Per un gioco. Ho letto anche che ci sono stati dei ragazzi che volevano ritirarsi, ma i curatori, per evitare che questi ragazzini scappino dalla loro morte certa, appena entrati gli chiedono tutti i loro dati personali: nome, cognome, la via della loro abitazione, città, eccetera eccetera, minacciandogli che se ogni giorno non eseguivano le prove che gli venivano date, i curatori sarebbero andati ad uccidere la famiglia del ragazzo o della ragazza in questione. Quindi nel momento in cui questi ragazzi entravano nel gruppo e davano i propri dati personali, erano già segnati a morire. Io, ragazzi, vi chiedo veramente col cuore di non fare questo cazzata e di cominciare a giocare a un gioco così inutile. Ci sono tanti giochi che potete fare, ragazzi. C'è il Monopoly, c'è una partita a scacchi, fatevi una partita a Minecraft al computer, create una fanpage su Instagram, guardatevi un video, apritevi un canale. Potete fare tantissime cose, ragazzi, per passare il tempo, ma non giocare a Blue Whale. Io vi chiedo una cortesia, cosa che non vi chiedo quasi mai: di condividere questo video e di far girare la voce. Perché, ragazzi, essere informati su una cosa del genere non è sbagliato. Io ho letto commenti di gente che diceva: adesso che le Iene hanno fatto il servizio, questa cosa diventerà più virale. Vedete che avete fatto soltanto uno sbaglio a parlarne. Ma è sbagliato informarsi? Non è sbagliato dare informazione su una cosa che può portarvi alla morte. Io vi chiedo veramente di condividere questo video
con tantissimi amici e di far girare questa notizia e di fermare le persone che vogliono entrare a far parte di questo stupido gioco. Quindi se avete amici che hanno intenzione di giocare a questa schifezza, vi prego di fermarli condividendogli questo video per fargli riflettere un attimo. Poi se siete proprio voi queste persone che vogliono giocare a questo gioco, perché in questo momento vedono la loro vita tutta al negativo, non fatelo ragazzi. Anche io ho passato dei momenti no, ma se sono qui adesso è perché ho lottato e non ho mai detto basta, voglio finirla, non ce la faccio più a vivere così, perché tutto nella vita va affrontato e va superato, anche se ci metterete un anno a superarlo. Io ragazzi ci ho messo un anno per superare un bruttissimo periodo che ho passato, però ragazzi ho continuato e sto continuando a lottare per questo. Ho aperto anche un canale per cercare di far sorridere qualcuno e migliorare la giornata a qualcuno. Quindi vi prego di seguire il mio esempio e di lottare continuamente. La vita ragazzi vi metterà tanti paletti in mezzo, ma voi dovete abbatterli tutti, dovete cercare di abbatterli tutti, neanche cercare, dovete farlo e basta, perché la vita è piena di problemi, sì, questo è vero, però è anche piena di bellezze, di cose nuove da scoprire. Ragazzi, a 13 anni, a 14 anni, si ha ancora una vita davanti per conoscere nuove persone, per fare amicizia, per visitare dei posti bellissimi del mondo. Avete tanto tempo ancora. E vi chiedo ragazzi anche di segnalare gruppi Facebook o pagine Instagram che istigano dei ragazzi a giocare alla Blue Whale Challenge, perché sono sicura che si creeranno altri gruppi. Anche se tutti i siti russi sono stati chiusi, ci saranno altri malati mentali che creeranno dei gruppi su Instagram, che creeranno delle pagine su Facebook dicendo venite a giocare con noi la Blue Whale Challenge. Segnalate questa cosa ragazzi, perché in questo momento questo gioco è diventato un problema mondiale, tanto che a febbraio ha colpito anche l'Italia, perché un ragazzo a Livorno si è suicidato a causa appunto di aver partecipato alla Blue Whale Challenge. Io vi chiedo ancora di condividere questo video e di non abbattervi mai, e specialmente ragazzi di non cominciare a giocare a questo gioco. La vita è bella e va vissuta ogni giorno con il sorriso, perché come dice il detto, una giornata senza sorridere è una giornata persa. Detto questo, niente, spero che abbiate capito il messaggio che sto cercando di mandarvi. Sappiate che in questo momento ci saranno tante persone che diranno di partecipare alla Blue Whale Challenge soltanto per attirare un po' di attenzione, ma che sia un modo per farsi conoscere o non, voi comunque cercate di aiutare questa persona, anche se sta scherzando, voi cercate di aiutarla, perché anche la gente che in questo momento ci scherza non è molto normale. Giusto che ci sono morti 157 ragazzini e loro mi sa che non stavano scherzando proprio. E niente, io vi chiedo ancora il favore di condividere questo video, di far arrivare questa notizia a più persone possibili, così che tutti siano informati su questa cosa. E nulla, io vi mando un bacione, mi raccomando ragazzi, continuate a lottare per la vostra vita e per la vostra felicità. Niente, mando un bacione da Silvia, è tutto.